Quando ci troviamo di fronte ad un'opera d'arte, per lo più ci facciamo catturare dalle sue forme, dai suoi colori, dalle sue atmosfere, dimenticando però che c'è un processo produttivo della bellezza altrettanto importante ed è proprio quello che ci fa scoprire la mostra in Basilica Palladiana a Vicenza, La Fabbrica del Rinascimento. Una mostra che propone capolavori assoluti da tutto il mondo di pittura, scultura e architettura di Andrea Palladio, dei pittori Paolo Veronese, Jacopo Bassano, del grande scultore Alessandro Vittoria, accostati però a libri, tessuti, oggetti preziosi e arazzi per raccontare i processi creativi, mercato e produzione a Vicenza, ricordando anche quello che poteva essere il valore dell'arte in quel periodo storico. Questo quadro di Jacopo Bassano, che rappresenta due cani da caccia e che proviene dal Louvre e che è esposto vicino alla Gioconda, in realtà ai tempi del pittore valeva solo mezzo maialino. È questo l'ingegnoso sistema trovato dai curatori di questa mostra per cercare di dare un valore comprensibile anche ai giorni nostri delle varie opere d'arte. Ecco, tante cose da scoprire in questa mostra che ha un approccio particolare all'arte. Questa mostra cerca di entrare dentro le opere, cerca di capire come funzionavano, come nascevano nella testa degli artisti e poi diventavano queste opere meravigliose, che noi certe volte guardiamo senza capire fino in fondo. Quindi abbiamo cercato di mettere accanto ai dipinti i disegni preparatori che sono serviti per concepirli. Vedendo che anche i pittori cercavano di avere degli strumenti sempre più raffinati, per esempio a un certo punto Bassano e Veronese cominciano a fare dei bozzetti colorati perché vogliono avere più chiaro come sarebbe venuto il dipinto una volta realizzato. Però dobbiamo anche ricordare che viene dall'Ottocento la nostra idea degli artisti isolati che non si ripetevano mai. Vedete la cosa che avete alle mie spalle? Sono due dipinti identici, fatti dallo stesso pittore a poche settimane di distanza. Lui è Jacopo Bassano, ha avuto una bellissima idea, che questa è la versione di Vienna, un'adorazione dei magi, una giornata d'inverno con una luce argentea. Evidentemente il quadro piace molto e poche settimane dopo ne fa una seconda versione, invece però ambientata in una giornata d'estate, che rende con la sua luce gialla i colori più saturi. Quindi la stessa idea che viene replicata. Dobbiamo capire che il passato è lontano da noi e per capirlo dobbiamo cercare di entrare e guardarlo con i suoi strumenti. Per esempio i valori. Un quadro come questo, che è un quadro meraviglioso, quanto poteva costare al tempo? Adesso, semmai il Museo di Birmingham lo mettesse in vendita, costerebbe decine di milioni di euro. All'epoca sarà costato come un paio di maiali, perché abbiamo cercato di paragonare, per trovare una valuta unificata, i costi delle opere d'arte a quanto valevano i maiali, perché è impossibile fare un parallelo fra quanto valevano ieri e oggi. E quindi abbiamo capito che un paio di guanti da signore valeva circa un quarto di un quadro come questo. Cosa che per noi è inconcepibile. Gli arazzi, che magari adesso nei musei guardiamo poco, valevano moltissimo perché erano fatti con fili d'oro, d'argento e soprattutto richiedevano molto tempo, perché nel passato il valore era dato dalla preziosità del materiale, dalla complessità nel fare le cose e dal tempo che serviva a produrli. Siccome sappiamo che l'arazzo che è esposto avrebbe richiesto 14 mesi per essere costruito, ecco che il suo valore è altissimo rispetto a un dipinto meraviglioso come questo per noi oggi, che chiedeva solamente tela, pennello e tanto talento. Ecco, ma parlare di fabbrica, parlare di mercato quando si parla di arte non è un po' svilirla? È il contrario. L'arte è nata con il mercato e parlare di fabbrica, cioè vale a dire di cogliere. Allora, noi abbiamo scelto il tema fabbrica perché questa mostra è dedicata alla creatività, all'innovazione, a come nascono le idee, come avvengono i punti di discontinuità tra passato e presente. Il rapporto fra copia e originale sono tutti temi che sono presentissimi oggi, che facciamo fotografie dappertutto, in cui sentiamo notizie di quadri contemporanei che valgono moltissimi, addirittura una banana che vale
milioni di dollari. E quindi io credo che andare nel passato e cercare l'origine di certi fenomeni che viviamo ancora oggi sia il modo più intelligente di interrogare il passato e di capirlo. Grande protagonista di questa mostra non poteva che essere Andrea Palladio, che con la sua produzione ha ispirato tutto il mondo, anche il grande cinema, come Contara, la tenuta di Via Colvento. Ecco, ha detto che c'è un suo Palladio, un Palladio nel mondo, che poi finisce anche nel cinema. Ma Palladio è il più grande architetto forse di tutti i tempi. Nasce come scalpellino a Padova, viene a Vicenza, viene scoperto già in età non più giovanissima, a 30 anni, dal Trissino, e che gli cambia nome, lo fa studiare e diventa Palladio. Forse il più grande architetto di tutti i tempi, perché non solo ha interpretato la classicità, ma la rese riproducibile con i suoi libri di architettura. Per cui noi ritroviamo l'architettura di Palladio, palladiana, poi neoclassica, la ritroviamo in tutto il mondo, perché bastava comprarsi i 4 libri di architettura e c'era tutto lì dentro, dai materiali ai suoi progetti, ai rilievi dei monumenti antichi. Per cui chi voleva fare delle varianti, come lui faceva delle varianti, pensiamo solo che Villa Foscari alla Malcontenta è la riproduzione su scala diversa del tempietto sul Clitunno. E quindi questa era la storia di allora, questa era la cultura di allora e la fabbrica del Rinascimento, come è titolata questa bellissima mostra. E io, pensando ad allora, penso ad oggi. Anche noi siamo dentro una fabbrica del nostro Rinascimento. Dopo la pandemia, dopo la crisi economica, siamo dentro una straordinaria storia anche noi. La nuova fabbrica del Rinascimento. L'arte e l'architettura d'avanguardia di artisti e architetti come Andrea Palladio tra il 1550 e il 1585, quando viene inaugurato il Teatro Olimpico, trasformano Vicenza, portandola dal luogo di provincia a vera capitale della cultura. A buon auspicio si spera anche per la candidatura ora di Vicenza, capitale della cultura 2024.